Li metto larghi, metti i larghi i cosciati, l'acceleratore non riesce ad allontanarci. I freni, se voli in modo tradizionale, vanno bene, però con il cielo di comando sono corti. Come va il cielo di comando? A volte se devi fare il giro di comandi dobbiamo allungare almeno di 4 dita. I vantaggi quali sono? Almeno da parte mia, quello indubbio oggettivo come vantaggio è decolli migliori, perché riesci a tenerla, riesci a velocizzare molto molto prima l'ala. Sì, perché non hai bisogno di tentare di alzare, sono lunghi. Naturalmente se li allunghi troppo poi hai poca sensibilità sull'escursione, aumentando l'escursione hai poco controllo. Se con il giro di comandi vanno allungati. L'escursione della pedalina non si riesce a vedere bene perché è occultato, però credo che sia arrivata al limite, però io ho le gambe più lunghe, quindi eventualmente bisognerebbe accorciare un po' la pedalina. Non è come la mia c'è l'invito, la posso prendere col tacco, invece qua
4 la devi materialmente prendere con la mano e metterla dentro. We'll be right back.
anche questo fantastico e spettacolare. Quindi volare è bellissimo, perché proprio si dà quella sensazione di libertà, cioè essere in volo, e ogni volo ha il suo fascino. Ho diversi voli in attivo ed è sempre bello volare e provare questa grande emozione. Che dirvi? Ci vediamo al prossimo volo. Un saluto a tutti, e questo volo lo dedico a tutti i bussolesi in Italia e nel mondo. Un grande saluto dalla Sicilia. Ciao. Siamo appena atterrati con un parapendio biposto, grazie a Bruno che spesso mi fa quindi volare e provare sempre queste bellissime emozioni. Bruno ha un'associazione, Alisi Cani, di cui adesso ve ne parlerà lui. Bruno. Associazione di volo libero, che ha come finalità di divulgare questa disciplina sportiva. Volo libero, parapendio e deltaplano. Ma se qualcuno vorrebbe fare un biposto, Bruno? Basta contattare l'associazione www.alisicane.it. Beh, anche te direttamente, anche direttamente Bruno per Catania. Trovare tutti i riferimenti sul sito internet dell'associazione. Alla prossima. Alla prossima. Ciao.